Teodoro Georgiadis, Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna. Noi siamo un piccolo gruppo formato da architetti e fisici dell'atmosfera che si occupano di modellizzare il benessere umano all'interno del sistema urbano. Noi centralizziamo il concetto di benessere, benessere fisiologico, quindi quello che è possibile misurare attraverso una serie di indici legati ai parametri microclimatici delle strutture architettoniche della nostra città, per poter dare un contributo e ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni per una valutazione degli effetti ex post di alcune scelte urbanistiche. Ovvero, rispetto alla situazione presente, noi facciamo una modellistica e siamo in grado di fare la simulazione di quello che avverrà una volta che il progetto si potrà considerare concluso. Questo tipo di simulazione l'abbiamo applicato in diversi casi, ci siamo anche divertiti a fare dei piccoli esperimenti di tipo scientifico per vedere appunto effetti di cambiamenti di struttura urbanistica dell'arredo urbano, di alcune piazze, di alcune vie, della posa di tetti verdi, e abbiamo fatto anche un esperimento nel passato sulla città di Parma, togliendo quello che è il Parco Ducale e andando a sostituire all'esistenza dell'attuale Parco Ducale un sistema urbano, come se nel passato, appunto ai tempi del Ducato, si fosse deciso di poter avere oneri di urbanizzazione tagliando quel grande parco e costruendo della civile abitazione. Ecco, ci è stato possibile dimostrare con questa modellistica che la scelta, che in effetti ci fu il pericolo alla fine del 1700 che questo parco fosse trasformato, veramente cessasse di esistere, perché a causa della guerra di successione parmense, le truppe austriache si installarono nel parco e tagliarono effettivamente gli alberi per il loro sostentamento invernale. Il parco allora si decise di reimpiantarlo e noi abbiamo fatto invece la valutazione di quello che poteva avvenire se si fosse presa l'altra scelta, ovvero quello di urbanizzarlo. E abbiamo dimostrato che gli effetti sulla città di Parma, e in particolare per il quartiere sul quale esiste il parco, sono effetti molto importanti dal punto di vista del benessere. E questo dà immediatamente un indice di quello che il verde urbano ha quale valore di mitigazione delle onde di calore nelle città e dell'isola di calore della città, e soprattutto anche il verde urbano quello che ha come valore, che non è più un valore misurabile ma dipende dal valore della misurabilità, ovvero tanto più aumenta il benessere tanto più esisterà anche un fattore sociale del verde urbano, una possibilità di riaggregazione delle persone, e questo può essere in qualche modo modellato e dato a supporto alle pubbliche amministrazioni.